It's very difficult to follow Harish. I uh, think, given what he has described, we are a much younger organization. Uh, we are just uh, four and a half years old compared to 18 years. Uh, we are doing our bit in healthcare, but um, uh, I think uh, what uh, I'll start with what Harish has said—that the social inequity or the social uh, uh, inequity that exists now—and you've seen that in the video, how India is divided now. Very very starkly, I think. And as you said, probably the world is also equally starkly molto, But India is very, very strongly divided between the, the sort of rich and poor, and it shows up very very strongly in healthcare. molto, 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 di molto, 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 Ricominciare a ridare un equilibrio tra le grandi uh, così divergenze insomma tra i ricchi e i poveri, insomma, tra chi può permettersi dei servizi e chi, chi non, non, non lo può. Yeah. That, e' questo are trying to solve, that inequity in health. E questo è il tema: uh, come si può risolvere questa grande inequità nei trattamenti e nei servizi nel tema sanitario. Prima, vorrei anche mio amico e co-founder, Ankur. Uh, it's just not me alone. So, uh, we, are, we have been friends for 15 years now. We studied in school together. Uh, so, uh, and the other important thing, just to note, is that neither one of us are doctors or have anything to do with healthcare. Uh, we studied computer science, uh, we know how to use computers and work computers. and and ingegneri engineers and not doctors so but and hence what we do is we take a very engineering view to the medical profession and I Quindi think that's what is required due grandissimi amici che hanno fatto insieme l'università e hanno studiato uh, scienze tecnologiche a Mumbai e si sono appassionati poi al tema della medicina per capire come applicare la tecnologia a, um, alla sanità insomma yeah. okay. So, uh, this is uh, the first three years of, of our existence we spent in uh, just doing research. We were trying to learn uh, how healthcare happens in India really on the ground because we, we were not familiar uh, with exactly how things happen. So, we did various projects uh, with different organizations across India uh, in Delhi, Haryana. Uh, the West and South mostly, in, in different kinds of problems. Come avete visto, hanno fatto l'università, un poi hanno lavorato in imprese di consulenza o altro, e poi hanno uh, insieme deciso di capire come applicare questo tema alla sanità e hanno speso tre anni a studiare come è gestita uh, appunto il servizio sanitario in India attraverso vari progetti in varie parti del, del paese. So, uh, these are some of the key learnings uh, what we learned from this and which is why how we are working depends on that the first is that we find every year 32 million people in india go from above poverty line to below poverty line so they are already on the border and they go from that border to below the border in some ways on that definition of two dollars per day and the reason is health health shock that there was a health event in the family and they could not pay for those expenses Quindi il primo Uh, apprendimento che hanno eh, la prima cosa che hanno capito molto molto importante e forte che è veramente eh, eh, insomma è che 32 milioni di persone in India passano dalla da un, dalla sussistenza alla povertà perché non riescono a um, a sostenere le cure mediche. And, and to put it in perspective, right now the official number is there are 200 million poor people in India below poverty line above poverty line are on the border, there are another 600 million, but 200 million are below poverty line, and we are adding 32 million every year to it, that is 15%. Quindi c'è, se è vero che ci sono <coughs> 200 milioni di persone che sono già sotto la soglia di povertà, e stiamo parlando di 2 dollari al giorno, per darci un'idea, ci sono 600 milioni di persone che sono in quella fascia che noi chiamiamo appunto bottom of pyramids, che abbiamo detto prima, cioè dai 2 ai 6 dollari. 32 milioni... of this fascia bottom of pyramids, cause of the that they not And this is happening because of the second point that 80% of the expenditure is done out of pocket, which means when I, there is no insurance. So when I or any poor person goes to a doctor, the doctor charges him as he wants to charge him, uh, and based on the illness, and he has to bring that money at that time. There is no protection, uh, like what Harish was saying, if people are running 30 rupees, 3 dollars, 100 rupees a day, and the doctor is charging them 200 rupees for one visit, how will they get that money? And that is the reason. Quindi dice l'80% l'80% delle spese out of the pocket significa che non c'è nessuna assicurazione sanitaria, quindi le persone di questi 2-3 dollari che guadagnano devono pagare cash al dottore una parte, e questo significa ovviamente andare fuori dal loro budget per, di sostegno. In so in our research, what we found that is the third point is that if we have to reduce this cost uh, for people, then primary care and preventive care has the potential of reducing it the most. Not hospitalization, but primary and preventive can reduce it by two to two and a half times. And the reason is we have to prevent people from going to hospital. They don't have good primary preventive services. So things like again indoor or air pollution that. Uh, that Harish talked about, or safe drinking water, uh, for example. Quindi la prima um, così necessità è quella di evitare l'ospedalizzazione e creare le condizioni perché ci possa essere una medicina preventiva che, può, che riduce appunto questo health shock, questa uh, introduzione appunto nella, nella malattia e quindi nella povertà, di due volte, due volte e mezza. Yeah. And the last point is, this is all happening is not. because in india there are no drugs uh, or there are no doctors or uh, there are no hospitals. it is not happening because of that. this is happening because the system is not efficient. that uh, doctors are overcharging. the prices of drugs are higher. even though we are the lowest cost producer of drugs in the world, to people the cost is still the highest. so it's more of an engineering problem than a technical or medical health problem. a Perché ci sono i dottori e ci sono le medicine. Però i dottori costano tanto e le medicine, pur avendo il costo di produzione più basso del mondo, costano di più alla popolazione. Yeah. And so, our goal is this, what you see in the last 40% reduction in outpatient expense, because we've just primary care again, that we can reduce that cost by 40%, at least, and that will save people 25% of their health budget. Quindi, l'equazione, appunto, che loro hanno fatto, studiando la situazione in questi tre anni, è stato che una 40% di riduzione nelle spese eh, può uh, portare al 25% di risparmio sul budget sanitario. So, to do this we do three things. Uh the first is we run a primary health center, a very basic primary health center where these six facilities are there. Uh, there is a doctor, number 1, number 2, all tests, blood tests can be done there, blood and urine tests. Uh, all drugs are available on a discount. Uh, the fourth is they can be referred to hospitals and uh, again hospitals and nursing homes again at a discount of about 30%. Uh, in case they need care for four far buyers, they can be admitted there. They don't have to go to a hospital. In fact, and lastly, all of this is computerized. So their health records are available at our center at any of our centers uh, to make sure that the history is captured and and the treatment is optimal. Quello che loro hanno pensato e eh, poi adesso vedremo applicato è questo percorso nel quale eh, la creazione di un mini centro eh, crea eh, una prima diagnosi con eh, una visita, un'analisi eh, del sangue e di altri test di base, eh, un magazzino dove... Comperare all'ingrosso delle medicine e quindi poterle dare a prezzi calmierati, eh, la possibilità di avere eh, una serie di analisi e eh, di restituzione di dati a, anche lì a prezzi eh, ridotti, eh, delle cure giornaliere se ne, quando ce n'è bisogno e poi un trasferimento di dati e anche una, una cartella clinica. and the challenge for us is that we have to do all of this in only 150 square feet of space, which is placed from there till here. this much. <laughs> mm, yeah, because this has to be in the slum where people live. Uh, it cannot be far away. if it is even slightly far away, people will not come to this clinic uh, because it will waste their time and effort. so they will come only if it is close by. Uh, so, that is the biggest challenge, managing everything in this space. Questo and, uh, and significa avere un piccolo spazio, ma negli slum, quindi nelle periferie, nel baraccopoli delle città dove le persone ci sono e non hanno un problema di accesso. Quindi, localizzare questi luoghi lì dove c'è tantissimo passaggio di persone. tutto questo è fatto. At 50% less than the market rate, which is if they go to a private doctor, uh they will be paying about 200 odd rupees. At our place they pay about a euro now, I think, just about more than a euro. Quindi, qua è one euro doctor, questa è la formula. Quindi, con un euro si riesce a fare questo, e quindi 50% in meno rispetto a quello che si trova fuori. The, uh, the second program is on community outreach. Uh, here uh, the purpose if you see in the first one the sister in the dress white uniform she she is a person from the community whom we train uh, as a health professional as a health worker and then she goes door to door uh, spreading uh, health awareness messages like disease prevention information uh, about safe drinking water how to do safe uh, drinking water providing some over the counter products first aid as you see in the picture there in case of injuries and lastly we conduct uh, some di disease detection and diagnosis camps so l'altro l'altro progetto è quello di eh, aiutare nell'educazione sanitaria quindi tutto il tema della prevenzione uscendo e quindi portando eh, questo, questa formazione nei villaggi, nelle, nelle case, do, door to door, porta a porta, eh, dando dei feedback alle persone dal punto di vista di, di come stanno, di, di, co, di cosa evitare di fare, il tema dell'acqua e quindi anche qua l'educazione eh, e il consumo alimentare, eh, il tema legato a certi prodotti eh, da usare e non. E fino a uh, questi campi, uh, per la salute, agnosi, insomma, e, e verifica delle malattie. So, I want to emphasize on the disease detection and diagnosis. So, we uh, usually think things like hypertension, diabetes, these are rich man diseases only now. But uh, what is happening in, in Bombay slums, in most slums in India now, the stress levels are so high, the, the diet is not good, they are not sleeping enough. So we are seeing very high incidence of uh, both hypertension as well as diabetes. And the problem is people don't know about it yet. So these get detected very late, oftentimes with a heart attack, and uh, they don't reach on time and dying. So this is a very important component where we have to, where we educate them and most importantly, conduct camps in the community, free checkup camps where we can diagnose whether they have these problems. And if they do, then they are referred to our clinic where the doctor sees them. Quindi, questo eh, quarto punto è molto importante perché qua ehm, creano dei check-up gratuiti e la popolazione può capire, eh, soprattutto perché, per ragioni di, di una dieta molto così, eh, malsana, eh, perché dormono poco, perché sono in condizioni igieniche scarse, non magari sanno di maturare delle, delle, delle malattie, insomma. e quindi in questo caso eh, riescono a fare delle prevenzioni e. In caso in cui ci siano delle patologie in essere, eh, vengono portati verso gli ospedali. The third program is a school health program. This program is focused on children entirely uh, because that is the age when uh, health can be taken care of best. And so we work with schools uh, on a regular basis uh, where a checkup is done at least once a year. Uh, firstly, height and weight is checked uh, to make sure. Whether there is malnutrition or is he growing uh, sufficiently? Second, hemoglobin (Hb) or hemoglobin is tested to see if people, if the child is anemic or not. Uh, then I is checked uh, because are they reading correctly in the classroom? Do they have uh, power? Uh, and lastly, if they have these, any of these problems, they are given a report card. Firstly, on healthcare uh, given to their parents. the parents, the discussion happens, and on need basis medicines are given. So basic. Deworming is done, which again doesn't happen regularly, albendazole is given and of course other medicines as required. Quindi hanno anche attivato un programma nelle scuole che parte dalla verifica appunto anno dopo anno eh, della crescita delle persone per evitare che vi siano delle eh, forme di malnutrizione, eh, per capire se vi sono forme di malnutrizione, il test dell'emoglobina, eh, il test della vista... E alla fine, appunto, c'è un report, una cartella clinica e questa viene aggiornata anno dopo anno. And what we have found is, for example, when we did hemoglobin check, uh, we found 50% of the kids are, uh, are moderately or severely anemic, that is, their hemoglobin is less than 10. Uh, similarly, when we checked for eyesight, we found 40% of kids need glasses, They're sono not able to read the blackboard correctly. Uh, and they glasses and able to them. in queste verifiche ad esempio hanno scoperto che il 50% dei ragazzini e ragazzine hanno l'emoglobina molto molto bassa quindi va cambiata la dieta va data un'alimentazione diversa così come il 40% dei ragazzini non hanno la capacità di leggere accuratamente quindi hanno bisogno di, di occhiali questo yeah. so, è uh, some the status that we have so far today uh, we cover about uh, 1 million people uh, which is a very small number again context wise uh, bombay has a population of 30 million just the city of bombay and uh, out of which 15 million people more than 15 million people live in slums so more than 50% population live in slums so our target is at least 15 million for the next uh, 4 5 years if we can cover that we'll be very happy right now we've reached about 1 million Abbiamo 10 centri, come avete visto, 10 centri che li riconoscono. Abbiamo 12 lavoratori di salute, 14 scuole e 7 e mezzo bambini. Quindi in tre anni eh, loro sono riusciti a attivare 10 centri che coprono un milione di persone. Siamo a Mumbai, Mumbai dice 30 milioni di abitanti, di cui 15 vivono praticamente nelle baraccopoli. Quindi di fatto è un piccolissimo ancora intervento rispetto all'esigenza. E 14 scuole, insomma, e quindi ci sono dei numeri importanti, però ancora pochissimo rispetto all'esigenza. Però, insomma, i tre anni che sono, che sono partiti è già uh, un caso, loro è un, è un caso non solo indiano, di, come buona pratica, insomma, in questo, in questo senso. So, uh, what we've done, we've about 40,000 visits at our center, we have checked 40,000 patients now, and that system is regularly going. We have about 20,000 families are, uh, registered with us. And uh, we have a social return of 143%, I think, which is today's topic on impact investing uh, in some way. So, uh, what, what we promise, what 143% means, is that if, if we invest one dollar or one euro, then the patient or our customer is getting 1.43 euros. So, he's getting more than one euro as savings. Because we are able to reduce the cost by that much, so usually if you give one euro, the person gets ten cents. At least when the Indian government spends one rupee, the last customer or the beneficiary gets only ten paisa or ten percent. In our case, he gets more than one and a half times almost. This is a very important because they are also studying. l'impatto e anche dando un valore all'impatto. Al di là del fatto che hanno già realizzato 40.000 visite, 20.000 famiglie hanno una scheda e quindi hanno una cartella clinica, cosa che prima non esisteva parla di un, in, uh, un ritorno in termini di impatto sociale del 143%, significa che per ogni dollaro o euro insomma, che, voglia, che è stato investito c'è un 43% di ritorno perché eh, le persone hanno risparmiato il 65% nel fare la loro cura e hanno ottenuto dei servizi eh, che sarebbero costati molto di più. Quindi c'è in questo caso un'analisi del risparmio basata appunto su quanto costerebbe una cura fuori rispetto a quello che loro riescono a garantire in termini appunto di, avete visto, del, del ciclo intero della, di, di assistenza. Eh, altro tema importante è che se non avessero posizionato in quei luoghi i loro centri, le loro cliniche, la gran parte di queste persone non avrebbe avuto neanche l'accesso eh, alla, alla medicina preventiva o a, a questo tipo di, di check. Thank you.